Ma se n'è andato l'elicottero? Sì. Microfono attivato. Quindi niente, è andato ormai. Vabbè. Sì, perso. No, basta vado solo in live. Ok, siamo qui. Ragazzi, forse c'è qualcuno a Paleto nel punto. Cosa ha detto? Quanto Ah, l'ansia niente, non va c'è con il nessuno, punto. scherzo, c'è la macchina parcheggiata. Sto tornando su, eh. Come su? Alla macchina. No, Sì, ma devi scendere giù però, cioè. perché sono sceso prima al market Ah, eccoti e sto qua, tipo che arrivando. salivo giù, salivo giù. Dovrei mettere giù il fucile a pompa poi. Eh sì, devi farlo. Lì Prova, prova. dove fa benzina. Buono. Punza. Scendi. Sheriff, mi dicevete? Il tipo dello scooter. Devo fermarlo? Se va senza casco, sì. Ok, No, è a piedi, a piedi. Wave, stai scendendo di due cadetti, penso cadetto nuovo per istruirlo. Un attimo, stiamo fermando una persona che ha rubato una macchina. Ma con chi sei tu, Foster? Oh, chi sei, Foster? È con Soprano lì, Shark mi sembra. Medici mi ricevete? Sì, è con Shark. È in stato di fermo per accusa di forza di furto di veicolo. Non ci sentiamo, noi. Chi? Medici mi ricevete? Medici magari no, ma noi sceriffi sì. Se potresti togliere noi sceriffi dal comando dei medici, ci fai un favore. C'è la macchina che deve andare a Beers. Chi è con l'elicottero sopra di tutto? C'è gente in banca. Vedere che birra c'è. No, i sceriffi. Quello lì guida come un pazzo. Cos'è il comedy club? Perché? Il comedy club cos'è? Quello vicino alla tequila. Ah, ho capito. Sa che è di tipo Mi Michelle. Soprano, la fai o no sta cosa? Se i cadetti sono disponibili, sì. Sono tutti in città, eh.
appena finito di... Ma che cazzo era sto bug? Vedete, ci ritroviamo in sono sprofonato nel terreno, tipo. No, io ho visto che... Si è andata tutta a sinistra, poi... Poi tutto a destra e... Ho avuto un bug, mi sono ficcato nel terreno e poi ho accelerato di colpo senza volerlo. Ah, i paletti. Vabbè, se vuoi farlo, fallo, sennò niente. Oddio. Sì, lo facciamo adesso. L'altro che ha detto sei un attimo impegnato. Quale altro? Aiuto. Mi sei guardato lo... E niente. Ah, sti cazzo di civili. Brutta stronza. Ah, oh, che è un meccanico. Mi si è buggato lo script del... come si chiama? Del radar. Morilog. Testo radio medici, mi ricevete? Pronto? Sì, pronto. Salve. Salve, mi dica. Meccanico, ho bisogno di un meccanico alla mia posizione. Sì. Ok, che è successo? Ho fatto un incidente, più presto, grazie, sono un po' di fretta. Sì, non sono col camion, quindi dovrei arrivare un po' prima. Ah, oh, ottimo, arrivederci. Arrivederci. Bene. Ok, sto loggando. Stai loggando? Cosa? Sei loggato? Quasi. Ok, sto spawnando e ci sono. Sei qui? Mo vedo. Sì, sono qui. Ok, dovete andare a FK un secondo, devo subito. Oh mio Dio santo. Salve. Oddio, dov'è finita la macchina? No? Madonna. E un attimo, la collega un attimo nei suoi pensieri. Sì. Ma lei è il meccanico? Sì. E non viene a riparare la macchina con il camion? Non avevo il camion, ero per strada. Ah. Ho detto vabbè, appunto aiutiamoli. Come nuova? A posto, grazie. Non la vedo, quindi sto prendendo 3,50 comunque. Aspetti.
Ho 70 dollari, mi sa che la collega agli A altri. birre, panini, se c'è anche quello. Ho un panino. Aspetti, eh. Un panino con carne, un panino con, che... un con pesce e 70 dollari. Vabbè, se ritengo, buona giornata. Sicuro? Vabbè, grazie. Non ti vedo. Zinichi, non ti vedo. Perché? Averci. Zinichi, Io non so, ti sto riloggando. vedo. L'ha riparata gratis. Ok. Ah. Arrivo, eh. Hai visto l'annuncio che ha fatto Follow Me ieri notte? Sì. Ma sai perché? Sì, per una delle bestemmie in una clip. Sì, ma era fake. Lo so. Ah, ok. Vabbè, a posto, arrivo. Ma chi pensava che fosse la colpa? Eh? Grave. Voilà, mira tu. Ok, ci sono. Vedi, mira. Cadetti, siete in centrale? Rispondere. Stiamo Vabbè. arrivando. Va bene, Ah, si è fate con sbagliato comodo un radio. attimo che stiamo facendo un arresto. Stiamo parlando un attimo con delle persone perché dobbiamo vedere una cosa prima. Quindi fate con comodo. Tanto non cambia niente. Oh, ma ce Rispondiami. l'avete con me? Dov'è che andiamo? Andiamo in centrale, diciamo centro, facciamo un po' il centro. Io adesso Comedy Club, al tequila. Ok. Ah, vado lì? Dai, andiamo lì. Il cartino poi c'è la macchina, ok. Il parcheggio qui. Sinistra, qui sinistra. Qui dentro, adesso, arrivo. Tante macchine. Devo andare a cambiare i capelli. Mettermi quelli solti, miei. Non ho capito. Devo andare a cambiare i capelli dopo la parrucchiera. Perché? Mettimi quelli soliti. Ah.
paura. Ma che paura? Calve. Salve. 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 Tutto bene? Sì, c'è qualcuno dentro? Sì. Eh certo. Vediamo. Tali proprietari e altre persone. Salve. Salve. Ciao ragazzi. Va bene? Tutto a posto. Salve, salve. Salve, benvenuti al Comedy Club. Come? Se volete qualcosa da bere? No, no. Basta. Molto fa bene. Posso bere niente di alcolico. Sto aspettando fuori, quindi. Oh, della limonata se vuole, gente pensa. Facciamo un tè allora. Della limonata vuole il tè, ma allora. C'è il tè? E non ce l'ho il tè. Allora c'è la limonata, dai. Dai, una bella limonata, gliela offro io visto che non c'è il tè. No, dai. Prego, prenda, non si preoccupi. Grazie. Siete di pattuglia? Sì, lavora. Salve colleghi, c'è ex colleghi. Ciao, Mike. Spaventato. Sì, però la parola, l'ullo di Tanaka. Chi è questo? Manca Tanaka. Salve. L'ullo di Tanaka. Quello simpatico, quasi simpatico. Sì, un uomo che ha detto. Come si chiama lei? Come si chiama già lei? Dai, Michael, fagli conoscere Bryce il tuo Tanaka. Perkins. Come? Bryce Perkins. Bryce, non so tutti venga i cadetti centrali di polizia. Provaci, ora. Ci siamo provaci. Già. Ma Price? Dove sei? Price con la Price, no, orribile, 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 orribile. Dovrebbe mettere, dovrebbe cambiare il soprannome e mettere qualche K in mezzo se riesce. Tipo? Tipo? Beh, non lo so, ci sono tanti esempi che li posso fare, non Brataka. Lo so. Ti prego, fanne uno. Tipo, cioè, uno più comune che mi viene in mente tipo Tanaka! Beh... Beh, ti sei espresso molto bene, però. Ma che hai fatto, Collins, che sei così curvo? Sono caduto da una base bank di testa e sono vivo. No, scherzo, ma... mi hanno sparato ieri. Ah, e dove ti hanno sparato? Al petto. Mannaggia. Era zoppica. Ti hai sopravvissuto tutto questo tempo... Tutto questo tempo in polizia con le spare che ti... Ho preso zero colpi in polizia. Va, mica zero, eh. Vabbè, qualcuno. Comunque, vabbè, devo andare che chiamo i cadetti in centrale. Ho già preso una limonata, guarda. Arrivederci. Arrivederci. Niente, ma non se sei in ritardo. Questo è quello che c'ho io e purtroppo non c'è in tasca. Eccola. Grazie. Grazie. C'ho quello che c'ho in tasca per la limonata. Io non ho in tasca, devo dare un grazie po' di più. Grazie mille. Vabbè, io vado. Buona serata. Oh. Arrivederci. Buona serata. Ciao belli. Secondo me dovevamo fare Bravo 5? Sì, qui bravo 5, stiamo arrivando. Stiamo arrivando. Ok, perfetto. Ti aspetto nel garage tutti i cadetti. Magari anche qualche ufficiale se volete. Beh, solo io ci sono. Ma in cosa consiste il corso? Appena arrivate qua ve lo chiedo. Surprise. Esecuzione di massa. Ovvio. Il nostro desiderio. Dabile che è grave. Ma chi è RM? Che cazzo è? Ma dove? In chat. Che cazzo è sta fantasia di merda di chiamarsi RM? Dove si trova il corso? Ma come? Centrale di polizia nel garage. Ok. Perché i sceriffi devono partecipare? Okay. Chi è il capo del corso? Sergente Pasquale Soprano. Madò, il corso da un soprano, no. Un bacco, visto. Che si faccia lui sti corsi, non c'ho. C'ho tante altre cose a cui pensare. Sinceramente, però non c'ho voglia di pensare a questo. Se lo tiro sotto. Se lo fai ti do tipo... Gli ho tipo 100.000 dollari, guarda. Beh, quasi quasi. 681.000, no? Come mai così tanti? Ma devo andare un parrucchiere io. Cosa è interessante sto corso? Sorpresa. È solo per i cadetti. Se volete venire a vedere, potete venire. Basta quello che sto. Devo andare a parrucchiere.
Vabbè, io guiderò sta macchina. Prendi la Crown, che è molto facile da guidare. Il corso lo faccio io. No, la Crown, questa macchina è troppo facile. Salve, sergente. Salve. È troppo facile. No, non voglio interruzioni nel corso. È troppo facile. Non nulla che mi sfonda le orecchie, gentilmente, che sennò io me ne vado, Bene, vada. Così parlo poi la licenza. Comunque, non queste macchine fanno schifo. Ecco, ti ho detto che voglio queste, faccio queste, no? Ma sono più belle da guidare le Crown. Non mi ripeto due volte, basta. Oh, guarda il linguaggio. Faccio io. Guarda il linguaggio, ti ho detto quattro volte io che ti ho detto quattro abbassa volte che siamo queste e basta. Abbassa i toni. Rivera in servizio. Microfono attivato. Buongiorno Rivera. Non ne mancano ancora due? Sì, vabbè. Bravo, uno, vi siete persi? Siamo messi vestiti più leggeri, stiamo arrivando. Alza. Oh, ma che è? Cioè, fai a stare in piedi o ti devo togliere il distintivo? Ma che cazzo, ma c'ho... Ecco. C'ho ma porca puttana. Stai facendo tutto te, Wilson, nessuno ti sta dicendo niente, Ma che cazzo, Arteo. L'hanno bucato la gomma. Porca miseria. Cazzo, mi Mercedes. Cazzo sei vestito? Ci hanno detto di vestirci leggeri che potremmo correre. No. Vabbè, mi tolgo il giubbotto poi. Sì, come abbiamo fatto noi. La sergente... Ah, non è sergente. Ma mica dovevamo vestirci di blu. Buonasera a tutti. Mi mettete gentilmente tutti nelle Adam e non nelle Bravo in ordine. E Brandon Rivera in centrale, grazie. Sono in centrale. L'utente è andato in un altro canale. Un utente è entrato nel tuo canale. Arrivo. No, c'ho un'idea. I cadetti, venite qua. No, soprano, c'ho un'idea. Vieni un attimo. Nessuna idea. No, no, vieni un attimo. No, ho detto nessuna idea. Dico che sono gente pure io, Comunque, ti ricordo che il corso lo faccio io. Ma in realtà... Ma io seguo il sergente soprano perché è simpatico. Comunque, è una cosa carina, sarebbe provare tutte le macchine, così almeno sanno fare diciamo, questo corso. Ma la sanno guidare una macchina. Sì, sì, siamo qua fino alle 4 di mattina, appunto. Dai. Ma cioè, tutte le macchine, sì, facciamo. No, ma diciamo quelle più usate, che era qua. Sono 3-4, Ma come tutte le macchine? Senza caretto, vederli comportarsi a modo, Sì, potrei dire la stessa cosa. Non è che adesso che sergente deve... trattarmi la merda, scusi. Cavallini, lei si trova in ufficio. E io porto rispetto, ma anche lei deve portare rispetto. No, non ancora, ti chiamo io quando ci sono. Scusi? Va bene, io sto aspettando centrale. Chi è il cadetto? Dipende ancora se ha coraggio. Te lo venga a prendere per io ho detto che io porto rispetto, anche lei deve portare rispetto. Io arrivo subito, mi sto togliendo il giubbotto. Quindi? Forza! Veloce! Quindi ci deve essere rispetto reciproco, perché zitto, non c'è dialogo. Non la sta rispettando secondo lei? Non la sta rispettando secondo lei? Hai capito, se parli mentre parla, non capisco. Non la sta rispettando secondo lei? No. No? Io la sto rispettando però. Chi ti ha collegato? Lei si collega? Sì, basta, silenzio, non voglio sentire più nessuno. Secondo che parla voi, non voglio sentire nessuno che parla a parte la mia voce. Mi manco di rispetto a lei. Niente, Wilson, ti do 3 secondi. No. Wilson. Ecco, vede. Collega, senta che ha detto, vedo di... Abbiamo finito? Di capire meglio ciò che hai chi attorno. Avete finito? Soprano, non mi interrompere mentre parla con il mio cadetto. Sì, sta partendo un cazzo di corso. Il corso da partire mezz'ora fa. Il corso da partire mezz'ora fa quando sono partite le rapine. Quindi se gentilmente possiamo iniziare. Ok, allora. Dividetevi due coppie di... Dani il microfono. Microfono. Due coppie da due. Il signore... Sì. Due coppie da due. Vicino. Formatele. Vado con te. Vieni, vieni. Perfetto. Allora, una coppia su un impala e l'altra coppia sull'altra. Decidete voi chi guida. Andiamo. Dovete seguire la corvette davanti. Guido. Andiamo. Sì, sì. Sì, ho fatto il dietro vola in un foco, siamo 10 secondi. Vedete. Okay. Voglio proprio vedere. Soprano mi sta surriscaldando, veramente. Tra qualche giorno... Ragazzi, messicani al comedy. Faccio fare la brutta fine. A chi? A Soprano. Perché? Che ha fatto?
Perché ha alzato poi Tony, pensa di essere chissà chi. Capito? Manganello in culo e no. Let's go! Esatto, guarda. È arrivata una chiamata da Collins che mi dice messicani al comedy. Ma scusami. Wilson, ma quei cadetti non sono dentro da una settimana. I cadetti e sergente Pasquale Soprano non partecipano. È il corso adesso, è ben fatto. Uno... Non so come funziona da voi, eh. Allora, c'è un cadetto... Un cadetto e... Allora, due cadetti sono entrati... Uno o due giorni fa. Da oggi è due giorni. Invece un'altra coppia... E da 5 ai 7 giorni. Anzi no, sono tutti sono dai 5, anzi, tranne uno che è una settimana. Ma si sta facendo vengono dei semafori, sta facendo questo qua. Che cazzo ma fa? Ma in cosa consiste il corso? Non ho capito io. Ma fa imparare a guidare, ma che cazzo. Mi rivedo. Non è quello il problema, se il soprano è il primo che si schianta dentro un attimo, ma fingiosa. No, ma devi far imparare. Infatti, deve farli imparare a guidare. Scusate, posso fare? Se tiro fuori il mio Ferrari, gli facciamo fare un inseguimento, ragazzi. Ma... andiamo all'aeroporto, vuole fargli fare qualcosa all'aeroporto. Che cazzo ne so, Luigi, che cazzo le messe in testa, oh, mamma mia. Adesso sono tutte le aree. Qualcuno ha preso la chiamata per il verso con di Bob. Arrivo. L'ho mascherato dentro su, rubato. Posizione? Chiamateci se c'è un codice zero in corso. Posizione del sovrubato? Non c'è un codice zero. Posizione? Ah, che cazzo. Posizione? Stanno arrivando altri colleghi. Posizione? Comedy. Dici qua. Comedy. E possiamo andare al comedy club velocemente per cortesia? Sì, sì, lo so, stanno andando infatti. Perfetto. Che quello che ha chiamato non risponde più. No, ma ha detto via radio l'ufficiale che c'è un uomo mascherato dentro un sub-rubato. Ma noi dobbiamo venire o seguiamo? Vabbè, seguiamo lui. No, tu segui lui. Non che non mi fidi di lei, assolutamente, però. Sì. Tu chi sei in macchina, Sneaky? Con Santo. Devi spostarsi via radio. Ma che cazzo è? E come fa la stanza delle due? Ma l'avete visto anche voi? Sì, ho visto che ti è entrato in culo. Come hai fatto a non vedere? Ma non l'ho visto. Stiamo spostando, siamo alla torre. L'ho visto solo quando era dentro di me, l'ho visto. Ha un'arma in mano, ragazzi. Dai, vieni, Foster. Siete bene? La macchina funziona? Dove stiamo? Alla torre. Col cazzo che vengo con lei. A casa di GTA Online. Signore! Da un passaggio in centrale che con la linea mi fido. Prego, venga. Wilson, vai qua. Dimmi che vuole. Va bene. Andiamo, abbiamo fretta qua. Foster, moniti. Hanno preso uno ostaggio qua. No, fermo, vecchio. C'è la torre. Avete presente? Tutte le unità cadenti convergere. Corsa annullata. Oh, sceriffi, venite. Posizione, ragazzi, datemi la posizione del fuori. Torre, alta, di fianco al tequila. Vai, vai al tono. Informa quella dietro, ma che io sono metà. Fermi, fermatevi. Waves chiama la chiamata. Che cazzo fanno? Vabbè, affanculo quelli lì. Ma che dov'è la posizione? Ma che cazzo l'appartamento sto... alto, quello vicino al tequila, palazzo capito. Alto. 10-4, capito? Ho laggato perché al tequila ci vedete? La macchina è una macchina rossa, mi sembrava un Alfa Romeo. Erano almeno tre persone, una bendata, un altro con la bandana lì, la cravatta in testa. Targa del veicolo avete vista? Negativo, se volete scarico la bodycam e provvedo a vedere. Avete finito un NPC addosso? Sì, ma laggano, anche a me è successo. Waves? Come si è messo? Li ho persi. Waves? Non so più dove siano. La zona comunque questa è questa. Controlliamo tutte le zone qua vicino, adiacente al tequila. Ragazzi, dovete andare dove c'è l'appartamento quello alto su GTA. Ma non possiamo spostarci tutti in TAC? Sì. No, è più bello c'è la radio. È più RP. Mo che ci siamo?
cercate ovunque, per favore. Ma il potere qua dentro, tanto state cercando. Vado dai signori al comedy a far domande, io voi continuate. Beh, ci stanno dirigendo perché... Sì, ma l'ultima posizione dov'è? Palazzo Alto, quello davanti al tequila. Voglio una pattuglia davanti al tequila che ci caricano i due, una neve giù di c'è spawnato davanti. Sì, ma anche a me è successo, ci stanno spawnando i repici davanti. Sto io davanti al tequila. L'impala si fermi, l'impala si fermi, l'impala si fermi. Ce ne sono più di una, quale? Io e Bryce Perkins, cadetto. Con me alla guida non morirà, non si preoccupi. Con chi è che c'è con te in macchina? Krimaz e Zef. Eh no, ma di poliziotti. Zef? Ah, Zef e Santo. Ok, qui sergente soprano sono ancora, sono disponibile. Dov'è? Dove siete arrivati? Sai che non vale più cazzo. Ma che cazzo? Oh, ma è anche i medici si è spostato. Ma dove sono? Ma è un po' eccessivo. Un attimo calmata perché sennò. Che clown fiesta, va bene. Silenzio, uno alla volta, per favore. Datevi una calmata, sennò inizio a bestemmiare. Che cazzo spostato? Cosa ci facciamo tutti qua? Perché vabbè, poi mettiamo anche i medici qua dentro. Perché ci sta il dottore? Qualcuno ha chiamato il dottore? No, ha spostato il server. Che dov'è? Krimaz, vuoi salire con i tuoi compari lì dietro? Compare nipoti? No, ragazzi, ragazzi, ci sta una medica. Cercate il strateo, per favore, forza. Ma perché, ne ha capito? Non risponde, mi sa di sì. Era no, seguito da... No, non ha capito Collins, quanto ho capito. E chi? Strateo, Waves non risponde. No, Waves è dentro il comedy, Waves. Ascoltate, l'ha comunicato via radio. Ma non risponde più, mi sa che potrebbe essere dentro. Ragazzi, prepariamoci a fare l'eruzione del comedy. No, che eruzione, ma che eruzione? Ci sono i due civili dentro il comedy. Ho capito, lontani, se hanno preso il passaggio Waves. Vabbè, non puoi capirlo perché devi entrare. Ma no, non è nostro. Lontano. Non parlate, porca puttana, non si sente niente, mi devo mutare. Mutatemi, per favore. Quello che non risponde è Waves. Ma stiamo... cosa fate tutti con le cagabine, raga? Ma che è successo? Oh, Buso, hanno detto ci stanno i messiani, fanno casino lì. Cosa fa? Ma è la mia. Questa sarebbe la mia pattuglia. Infatti, comunque. Collega, no, è la mia. È questa. No, appena vi volete mutare, mannaggia il Cristo. Cazzo. Collins, quindi non c'è più radio, niente. Chi? Collins, non so chi sia Collins. Collins è Long. Non è più un agente Collins. Long? È Long Collins. E noi stiamo a seguire una persona per ex tenente. E quindi? È comunque un civile. Ma la stiamo seguendo. Okay, ma che non hanno visto niente. Vabbè, ragazzi, ho capito. I cadetti ritorniamo. Seguitemi. Siete voi due davanti? Sì. Fatevi superare. Ci sono io la guida. Oh shit, scusa, non t'ho visto, hai laggato. No, sceriffi, arriviamoci dal cazzo. Io ritorno alla mia stanza. Vai, andiamo avanti. Tutti i cadetti, ci vediamo all'aeroporto. Quello centrale. Ah, boh, che merda, oh, mamma mia. Un utente è stato spostato in un altro canale. È andato in un altro canale. È entrato nel canale. C'è con te in canale qua, Santo, giusto? Sì. Un utente. Sei in macchina con Sneaky, giusto? Nel tuo canale. Santo? Sì, sei in macchina con me. Perfetto. Sei entrato nel canale. Un utente è stato spostato nel tuo canale. Dimmi. Con chi sei lì? Da solo? Da solo in macchina. Vengo con te. Eh? Vengo con te. No, sto da solo. No, non puoi. Perché non posso stare da solo? Hai letto Cavallini, non hai letto l'annuncio. No, non ho letto l'annuncio. Se almeno non si è proprio numero dispari, non si può andare da soli. Non si può più andare da soli in pattuglia. E adesso parlo con Cavallini e mi faccio dare l'autorizzazione. Pronto? No, non ho trovato un bel cazzo di nessuno. C'è tutto il dipartimento che sta setacciando sta cazzo di città di merda. No, voi cosa state facendo?
capitano. Beh, chiamarmi. State attenti. Pronto? Non era più tu, Collins. Eh? Bisogno della signorina Luna. Chi è che manca qua dei cadetti all'aeroporto? Va bene. Qua è chi? A noi, ad Andrea, stiamo facendo benzina e arriviamo. Con l'ospedale. Va bene, vi aspettiamo qua dopo l'entrata dell'aeroporto. Io. O parla con Cavallini, chiedi l'autorizzazione a da solo, questa. E sta bene? Siamo in giro a cercarli, se sa qualcosa mi contatti. Ecco, è una bella idea. Ecco, è una bella idea. Bene. Pronto? No. Sei assieme alla signorina Luna Matilda. Bisogna parlare con lei urgentemente. Deve venire in centrale di polizia. Come vanno le ricerche, ragazzi? Sto provando a chiamare Michelle. No, ci sto già parlando io in centrale, assieme a una testimone. Voi occupatevi delle ricerche, io sto intervistando. Sono andati tutti. Guarda che c'è questo corso. Cosa che stanno facendo? Questo corso che Shark si è impuntato in testa di volerlo fare. Ma state ancora facendo il corso? Sì, hanno iniziato adesso. State scherzando, ragazzi? Hanno rapito una persona in 3 persone mascherate e voi fate un corso sui PIT? Io sto seguendo gli ordini del sergente. Non è un corso del PIT. Un corso in generale? Cioè c'è una è un corso di formazione per persone bandate. È un corso di formazione per cadetti. Lo puoi fare dopo, puttana. No, negativo. Cavallini? Boh, io vado da sotto. È un secondo che sto avendo problemi. No, ma Soprano sta esagerando, eh. Dai un ordine e poi puoi anche sistemare, grazie mille Cavallini. No, ma Shark sta esagerando, eh. Shark sta esagerando. Cioè non pensa di essere chissà chi. Io non ce la faccio più. Perché questo qua no, senza fare niente? Donna? Lei che sta facendo qui? Che cosa sta aspettando? Vada assieme a Wave. Quante persone ti servono? Tutti, per favore, tutti, ragazzi. È stato rapito Collins da 3 persone mascherate. Cioè, non è che stiamo parlando della gente. Ok, dimmi dov'è la tua posizione. Io sto in centrale a parlare con 2 testimoni. Microfono ok, ultimo avvistamento di Tina. Ultimo avvistamento di fretta? Ok, allora tutti in centrale, grazie. Signore? Normale. Sì. Guarda che piano da fuori. Ok, sì. Ti dicevo, dimmi. Da Rivera libera, libero qua. Non c'è Broadway con Rivera, c'è Rivera insieme. Emily, era... Vado giù, una... vado su. Ma dove vai su? Con chi vai? In un altro canale. Ma con chi vai tu? Eh? Sei entrato nel canale. Voi che siete in pattuglia insieme? No, sto entrando io. Vabbè, Rivera, tu c'è con me. Io penso che mi alzerò in volo. Sì, prendi un Falcon. Ok, alzati in volo tu, io e Rivera andiamo insieme. Allora, quindi... spostatevi in Adam 4.
Anzi, mi sposto io, dai. Tu sposti il Falcon. Un utente è andato in un altro canale. Non era lampeggianti. Non ha lampeggianti. Ma che palle, oh madonna. Ecco, vai. Dai, muoviti. Comunque dovremmo distribuire un ufficiale con un sergente con un cadetto, cioè in teoria. Scusami un attimo, se mi prendo cavallini e li parlo un secondo buttando la live che mi si è rotto il cazzo io. Un attimo, mi stanno girando i coglioni. Scusate live, se vi muto. Ho spiegato che certe cose che deve fare certe cose che stanno un po' degenerando. Waves dici? No, no, Waves è per va benissimo, anzi devo dire che Waves si è calmato, si è modificato, ha cambiato il suo carattere e mi piace come lavora. Però no, è Soprano, cioè Shark sta esagerando. No, mi dispiace. Ah, Shark dici? Sì, Shark sta esagerando. Hai detto cavallini. No, ho parlato con cavallini. Ah, sì, ho capito. Perché capito. Shark sì, sta esagerando. Torniamo un attimo sul luogo dell'accaduto. Qui ho visto il Mimo, magari hai visto qualcosa. Andiamo a parlare con loro. Stiamo contornando zona montagna, Sandy Shores noi.
E noi siamo tornati al... Ma silenzio radio, per favore. Salve. Non so, sono 0.25. Sì, lo so. Che è successo? Niente. Guarda, dai. Microfono disattivato. Sergente. Salve. Salve. Bene, tutto a posto qui? Tutto a posto, più o meno. Cioè, che è successo? Che cos'è successo 10 minuti fa? Cosa dire cosa è successo 10 minuti fa? Qua, perché sono arrivate le diverse chiamate. Sono successe un po' di cose. Allora, hanno arrestato Furio per una cosa sanitaria obbligatoria o qualcosa del genere. Hanno, penso, rapito Michael Collins. Quindi, hai visto chi è stato? Non qui dentro, fuori. Ne sei così contento? Dalla strada. No, non sono così contento. Dall'altra parte della strada e purtroppo io ero dentro nel locale. Vado a parlare con i presenti fuori. Non c'era nessuno, Brandon, di presenti. Sono tutti arrivati dopo. C'erano Michelle Smith e Luna Matilda, che però non erano al garage centrale perché mi hanno chiamato dopo e non so dove siano andate adesso. Un attimo, magari ho visto una persona fuori. Vabbè. Va bene. Provo a chiamare con lui. Parla con lui. Ok. Ah, beh, sì. Stiamo controllando la villa Madrazo. Ma che cazzo? Tutto il tequila. Prova. Che vita di merda. Perché si è riformata la carta. Direi che chiudo. Ma... Vado al tequila. Ci sta un attimo. Tranne Mark Broadway che è sull'elicottero. Per Mark adesso ti diamo l'indicazione. Un attimo. Vabbè, vai. Vai. Microfono disattivato. Tutti in centro. Ok, tutti davanti alla porta della centrale. Tutti dentro la porta. Sì. Io sto facendo un giro nei vari punti che potrebbero essere... Ma boh, vieni a prendere qui davanti. Che ok, adesso fare. Ti faccio fornire l'indicazione sull'auto che stiamo cercando. Voglio andare a provare a vedere la diga? Posso te la portare lì. Dove è stato l'ultimo punto di... che si sa dov'era? Tequila. Era al Comedy Club. Ok, ricevuto. Mimmo, ti serve una mano per caso? Team speak. Chiamata di lavoro all'ospedale. Pronto, dipartimento dei polizia dello Santo. Sì, ci sta Furio Biaggi che deve essere sottoposto a un TSO che sta scappando e ha puntato una pistola a noi medici. Ah. Al momento ci troviamo sopra l'ospedale più o meno. Non nella parte dove ci sta l'autostrada, ma dove sono delle diramazioni andando verso Vinewood. Siete nella parte, diciamo, l'uscita alta dall'ospedale, quella piano di sopra. Esatto. Ok, ma lo state rincorrendo? Lo stavamo rincorrendo, ma ci ha puntato una pistola. Adesso non so dove sia, sinceramente, perché si è riuscito a scappare. Ok, va bene. E ringrazio del suo aiuto. Adesso c'è il signore Rory a trovare Furio Biaggi a posto, salve. Ringrazio. A tutte le unità, mi ricevete? Sì. Poco fa, signor Biaggi, non so, è stato arrestato per un TSO, penso, e cioè, ha puntato una pistola ai medici ed è scappato dall'ospedale, quindi è ricercato per, diciamo, per un medico. Complimenti a chi l'ha arrestato, a chi l'ha preso, che non gli ha preso l'arma. Vabbè, lo cerchiamo. Rivera, sali in macchina. Mandate degli annunci, qualcosa. Ma che è successo, Dani? Non ho capito. Mille. Arrivederci.
Hanno riformato le pattuglie, Rivera, devo cambiare auto. Hai capito, vieni in pattuglia. Vieni qua. Cambiare auto? Eh sì, non hai visto che sei passato con qualcun altro? Hanno rifatto le pattuglie. Va bene. Che stiamo cercando, dai, non ho capito. Furio Biagi. Però vieni in centrale così mi vieni a prendere. Sì, ti vengo a prendere con le auto. Porca di quella puttana. Sì, disattivato. Vabbè. Qui Adam 1 prendiamo la super veloce. Oh Wilson, fai un annuncio. Cioè dillo che hai ricercato. Il microfono attivato. Sì, ma intanto teniamocelo per noi, se non lo troviamo in troppo. Ma chi, cosa è successo? Furio Biagi è ricercato perché ha puntato un'arma a un medico perché doveva fare un TSO. Qualcuno l'ha arrestato di voi, se non sbaglio? No, ma credo che la priorità adesso sia il rapimento. Ok, comunque ha puntato una pistola a un medico, potrebbe essere pericoloso. Doveva fare un TSO. Vabbè, ma non credo che posso sapere chi agente barra sceriffo lo ha ammanettato per andare a controllare? Controllo un attimo, che tanto se chiede nessuno di lì. Io e Foster. Perfetto, voi se entro tot non arrivo fate pure l'annuncio, però io consiglierei di non farlo subito. Ok. Tanto qualcuno cerchi, mentre cerchiamo Collins sta rapimento, cerchiamo anche Furio Biagi. Zevi, sono qui fuori da centrale, tanto. Siamo qui fuori da centrale, santo. Santo. Falcon. Avanti. Dimmi, dove sono fuori dalla centrale. Hai novità? Guarda. Nessuna per adesso. Prova a vedere i soliti posti qui. Dove portano le persone. Qui Rivera, vado a controllare la zona sud della città. Ho solo alcuni posti in cui potrebbero averlo portato. Tipo teoricamente. Fermiamo un po' di macchine, vediamo se lo troviamo, magari abbiamo fortuna. Io cercherei che... Furio, tanto alla fine lì sono i 25 che stanno sì, cercando. Sì, infatti cerchiamo Furio intanto. Allora, l'ultima volta che l'hanno visto è uscito dalla macchina che corre, chi è? Oi, guarda come corre. Stava andando, adesso che è in autostrada è ancora però. No, corre un bel po', porca puttana, non c'era niente, non dire niente. Prima di entrare stava correndo. Oh, quanto cazzo va, oh! Ho detto, io guardalo. Adesso vedi il background dei sceriffi. Oh, ma non riesco a raggiungerlo, puttana. Siamo ai 300 quasi. Riesce a controllare il no, 300 raggiunti già. Tu non perderlo di vista, tu che mi devo concentrare a guidare. Ci vado io. Adam 1. Socio. Eccolo. Ah, era un agente. Vaffanculo. Io sto verso la cava. Attenzione a fare tramarcia in autostrada. Via da un 4, stiamo tornando in città, abbiamo visto. Avremo comunicato che è armato pericoloso pure. Posizione. Adam siamo. Posizione del veicolo rosso. Sta tornando verso la città, è quasi fuori dall'autostrada. Devo bere e mangiare un attimo. È uscito dalla stessa strada anche un veicolo nero che sta tornando in città subito dopo quello rosso. Ricevuto, li aspetto all'uscita dell'autostrada. Posto del punto dov'è? Qual è? Logo delle auto. Da una strada sterrata dall'autostrada. Dici 4 quella strada. Zona diga. Zona diga è uscito? Probabile. Se hai detto poi strada. No, ma potesse che sia l'altra, se va qua l'autostrada, ragazzi. Dove c'è il calcio. Sì, dici 4, controllo io la strada sterrata, però dentro vedo se trovo qualcosa. Oh, io monto la carabina nel dubbio. Ce l'hai addosso? Io per sicurezza arrivo. Avevo inventario prima quando c'era andato. Mi sto portando anche io con file. C'erano le rapine, prima e tutto me la son presa. Qua è libero. Oh,
Controllo se non vedi un cadavere, per favore. Qua dentro non c'è nessuno, vero? Ok, no, quello libero, guarda, si avanti. Controllo anche sulle montagne, qua e là, qua sotto, qua sopra. Ragazzi, forse ho visto una macchina. Dov'è? 721. È andata sotto, dentro il garage. 721 dov'è più o meno? 721 mi trovo io, Adam 3. E tu? Ah sì, Adam 3, non vedi l'auto davanti? Ora sono al 945. Se controllano questa zona. Poi c'è un altro, c'ho altri punti, c'è il 543 qua io. Mi sembrava che fosse andata dentro il garage. Allora, controllo hai la mappa sbagliata. Devo controllare le cose. Controlla la zona. Dove è questa striscia nera? L'auto di prima? Che auto? Quella rossa che stava arrivando. Oh, è vero, questo è benzina. Negativo. È uscito prima. 10-4. Che mi hai fatto cagare addosso, porca troia. Perché? Perché ti ho visto che mica uno che scendeva dalla porta. No, era un local. Controlla di alto, controlla su di là. Sono Wilson, sono 945, c'è nessuno delle strisce. Che macchina è scappato, Furio? Sono Wilson, sono 945, ci sarebbe... sono delle strisce nere, potrebbero essere della benzina, può darsi bruciate a terra. Non sono sicura, però può darsi. Può venire qualcun altro per confermare, vedere se vede. Io sto girando la diga. Non hai un partner con te? Sì, ma... beh, se conferma anche lui a posto. 10-4. Mando le foto, ho fatto delle foto. Ok. Se ve... chi è la diga? Io mi sto dirigendo alla diga. C'è già un'auto qua, chi è? Da polizia sono io, Rivera. Ok. Mi sto avvicinando alla diga. Ah, io vado la strada dall'altra parte. Ciao Dorinto. Vediamo. Già diga libera. Mi sto portando le pale eoliche. Ti faccio prima la zona industriale accanto. C'è nulla in questa zona. Ok, di un player questo. No.
faccio laboratorio human e poi tutta la costa est verso... Ok, no. Va bene. Sto pensando di andare in direzione faro io. Come sei? Santo? Mantieniti la... Controlla... No, riesci a controllare i vigneti? Santo? Ci sono okay. Io. No. Oh. Oh, non rispondevi? Devi l'altra persona in radio, io ho detto sono qua. Siete con l'interruttore bene, però non rapito la persona. Microfono rapito. Disattivato. Microfono attivato. È stato un motorino sfrecciando avanti al tequila, non credo sia collegato, però stava andando verso il cimitero. Ma le auto rosse che erano in autostrada alla fine avete fermato? Ne abbiamo trovato. Negativo. Oddio, sto per sbandare. Ecco, se il laboratorio human dovresti entrare dentro il garage, perché non posso. Arrivo all'Alberto Human. Ora l'hanno bello che ho ucciso ormai, se non ho rapito. Ho voglia. Sarà già in ospedale come minimo. Continuando verso il nord. Di entra al servizio. Ufficiale Rhodes, dicevi? Sì. Ti aggiorno su quello che sta succedendo. C'è un rapimento in corso. La persona che è stata rapita è Michael Collins. E l'ultima volta che è stato visto era al Comedy Club di fianco al Tequila. Sono, quando ci hanno detto, sono state tre persone mascherate a bordo di un Alfa Romeo rossa. Non abbiamo targa per ora. Penso sia una Giulia Quadrifoglio. Dovrebbe essere. Sì, vaffanculo, vaffanculo, sta nei PC di merda. Oh. Affermativo. Ma vaffanculo, i PC devono stare, guarda come scappa. Vado a fare un giro dentro la struttura. Occhio. Vado a sinistra e mi taglio a sinistra. Quindi giro a destra e torno a sinistra. A destra, sto bastardo. Chiamando il meccanico. Tenete costantemente ogni stanza che aprite il contatto radioattivo. C'è il cadetto FK, purtroppo. Ma secondo me ci raggiungiamo. Secondo me c'è un problema, tipo le auto della polizia spaventano gli NPC, o l'auto della polizia in sé spaventa, non so se lampeggiano. Sì, ma tanto non ci sono neanche meccanici. No, ci sono. Chiamato, non risponde nessuno, che cazzo c'è? Geralt, scusi, ora sì, mi dica. Sta lavorando? Sì, ero a lavorare, mi dica. Sto avvisando il meccanico in autostrada. Sì, mi mandi la posizione, finisco qui e arrivo. Perfetto, l'attendo, sono in autostrada, salve. Col meccanico. Arriva. Sto portando verso il paletto, vedo la zona industriale. 10-4, io sono dentro gli avatari human.
Vabbè, appena finiamo qui cerchiamo Biagi, Furio e... Che zona avete per lo strato fino ad ora? Ciao, dammi. Qualcuno può controllare il porto? Qui sono sceriffi, qualcosa su Furio Biagi, avete? No, abbiamo anche fatto... Non ci stiamo chiedendo in giro. 10 watt. Adam 4, andiamo noi a controllare il porto. È arrivata una chiamata dall'ospedale, non è che tu... Sto andando io, ragazzi, in ospedale. Prendila. La verità di Human sembra pulita, non vedo niente. Mi sto anche addentrando un po' troppo oltre. Che cazzo è quello con la... Che cazzo era? 400? Cos'era? Quanto andava, madonna? Continuo a controllare i punti verso la costa, adesso mi porto verso la falegnameria. Dice 4. A tutte le unità Collins in ospedale, chiudo. Immaginavo. A posto. Io comunque continuo a controllare, ma non ci sarà mai. Magari stanno ancora sul posto. Figurati, sarà sul posto. Ma che? Sono già belli che spariti. A voi. Mi dico all'ospedale. Ma sta arrivando il meccanico. Eccolo. Arrivo subito, un attimo. Scusa se ti stupo, Sneaky, qual era il file da eliminare dalla cartella? C'era... Non ho capito. Il beep beep del microfono mutato, qual era? Stop talking. Devi fare prima che posso. Non c'è, ma... Sì, stop talking, punto MP3. Non c'è più e comunque fa ancora rumore, fa. Come fa ancora rumore? E allora tu hai l'altra voce, probabile. Grazie mille. Ecco qua. Scusate, ho un po' di mal di gola. No, vabbè, ciao. Sei entrato ormai... nel canale. Ma ho letto del signor Furio, che è successo? Per adesso non possiamo dare informazioni. Ok. No, perché se... ieri mi ha dato un passaggio. Cioè... Se tu lo vedi, allerta l'autorità, gentilmente. Ok. Ok. No, cioè, arriva la betoniera. Oh, salve, mi scusi, ero un attimo occupato. No, si figuri. Andate. Che cazzo è con queste pattuglie? Ma non lo sa anche lei. Grazie mille, Gerald. Il soprano era con la... Grazie mille, Gerald. Ciao, buon lavoro. Quanto cazzo andava? No. Era 400, era su due ruote, poi. Sì, su due ruote. In ospedale ci... Affermativo. Io e? Caldini, quindi?
Cercate l'alfa rossa. Ok. Non abbiamo targa, non possiamo fermare tutte le alfa rosse, vice capitano. No, possiamo fare un controllo a tappeto, visto che abbiamo l'alfa rossa ed è sospettata di un rapimento. Ogni alfa rossa che trovate potete anche controllare addosso. Ma dopo che la controlliamo cosa cambia, scusami? No, possiamo vedere che cosa hanno. Dopo che la controlli, in base a quello che ha, cioè. Anzi, aspetta, fammi chiedere. C'è chi è che ha visto la testimone la scena? Luna? Ma non sono 80 player, porca troia. Signori, Luna Matilde ha visto la scena? Prova. Parla con Waves. O con Cavallini. Microfono attivato. Cavallini? Aspettate un attimo, un secondo solo, tra un minuto mi faccio sentire. Arrivo. Voi tenetemi pronti, iniziate ad andare in giro. Ah, prova. Sì, però il microfono un attimo e fa ancora pip. Ma puttana merda, fa ancora pip. Ancora muto il microfono. Dice. Per quanto riguarda pure novità. Negativo. Sappiamo le persone che frequentava? Chi frequentava Michael? No, Furio. Furio, chi? Giungi, credo. Giungi, Pasquale. Ragazzi, se volete, io avevo creato un certo legame con Furio per una vecchia indagine. Se avete, posso chiamare e vedere dove sta, magari. Sì. Ma dubito ti risponda. Provaci. Luigi, devo chiudere un attimo gli occhi, collega, può aspettarmi un attimo. Ma come chiudere gli occhi? Perché? Cosa 5 ne secondi pensi? Che non vedo niente. Che cazzo c'è? Chiamalo, senti un po'. Ma io? Non mi caricavo le tecniche. Devi aspettare un attimo, anche a noi non me le caricava. No, tutto grigio vedevo. Bigo, c'è una Vinewood. Non è che c'è un inseguimento, eh. No, Demi. Guardavo... Guardavo un'altra cosa. Almeno un quarto d'ora. Se serve supporto arrivo io ora. Microfono attivato. Sento tipo un beep beep del TS, non so quel cazzo toglierlo. Microfono attivato. Vedi, come se fossi parlato io da solo. Arrivo io a proteggerla se vuole, collega. Luigi, niente, è pazzo, ragazzi. È pazzo. Argomenta la tua affermazione. Che è pazzo. Cioè? Argomenta la tua affermazione. Cosa devo dire di più? È pazzo, fine. Cosa ti ha detto? L'hai chiamato? Che ti l'ho ha detto? Chiamato, mi ha detto non mi cercate urlando. E basta. È pazzo. Detto che non gli serve il mio aiuto. Questo mi ha detto. Qui rivela senza. Non è pazzo, è un ragazzo cui serve dell'aiuto forte. Tipo te. Sta riloggando. Coglione. Ma quanti siamo oggi su TS? Da poco si riempie. Siamo 21 su 32 su TS oggi, porca troia. Il pomeriggio sono arrivate dalle 4 che sono qua dentro, c'ero solo io alle 4. Qualcuno sta guardando. Raga, gente alla vendita di paleto! 10-4, 10-4. Arrivo. 10-4, arrivo. Arrivo. Scappano, sono in due! Chi sa, descrizione. Cosa no? Descrizione? Verso che parte scappano? Uno verso la sceglieria in viola, l'altro lo fermato.
cosa sono in moto, macchina? Ragazzi, sta scappando a piedi verso la sceriffa che si è infilato nelle casette qua, non so dov'è. Descrizione della persona? Mi sembra colore nero, ragazza e vestito di viola. 14 del Pierce, potrebbe essere. Ho schiantato la volante, qua, sì, ferma. Io so già chi sono fuori RP, però vabbè. Si beva più. Passa. Mani, piedi a destra. Passa. Si levano. Pezzo di moto, macchina non va avanti. Vabbè, qui era una super veloce, non è che. Vabbè, però 280. Sto ispezionando Vinewood. Il cadetto è tornato. Aggiornamenti sui due spacciatori. Siamo quasi a Paleto. Dov'è che avete visto l'ultima volta questa persona? Sceriffi, ci date aggiornamenti. Eh beh, è cancata. Correva verso direzione sceriffo di Paleto. Intercetto al lato ovest. Tra video e macchina? Siamo qua, eh. Sceriffi dove sono? Ma vi siete scontrati da polizia sceriffi? State scherzando? Dimenti. Beh. Cristo santo. Dove sono? Non mi inizia a dire che... Non so. Sono qui in zona? Bello? Agenti. Sì? Ma che sta succedendo? Sì, lei il momento non deve si può allontanare, grazie. Stiamo cercando delle persone, per questo. Per questo l'abbiamo controllata prima. Vabbò. Buona giornata, buon lavoro. Stavi dicendo... Raga, girate, continuate andando in giro voi, poliziotti. Io sto continuando... la macchina rossa. Niente. Erano tutte e due lì in... Ragazzi, qua c'è una bici, però non so se... Vedo una piedi in mezzo alla strada. Di colore? Se hai il pizzetto e i capelli tirati indietro abbiamo già controllato. Niente local. Sì, quelle sono curve della morte. Ah no, non abbiamo più fucili a pompa nel magazzino. Sto provando a vedere se vedo qua in zona industriale di Paletto. Ok, ma aspetta che arrivo, non so dove sei però. Manda un messaggio. Santo, dove sei? All'ospedale, praticamente. Vengo a prenderti. Ragazzi, usate la radio in modo parsimonioso perché stiamo diventando tutti scemi. E il problema è che siamo in tanti. Lo so, ma parlate quando c'è estremamente bisogno, altrimenti... Sono all'ospedale io? È un casino assurdo. Aspetta, ma dobbiamo cercare questo, no? Ok, ma sali in macchina, andiamo un po' a giro, il veicolo. Io stavo cercando tra le casette, perché sicuramente qua non è che... E ma poi secondo me ce n'è già andato, sai? E vabbè, ho capito, noi qua ci passa? Sì, ci passa. Dove sei, Dani? Sì,
Sono qui con la macchina, mi vedi? Sono a Valcese, sono da qualche parte. Vicino alla spiaggia. Quanto all'ospedale? No, sono proprio avanti ora, sono verso la sceriferia qua. Dico che sono all'ospedale. Ti vengo a prendere. Aspetto qua davanti. Tutto bene? No, gli sceriffi non sanno guidare. Sei sicuro che non sia, non sia tu che non sai guidare? No, e sono gli sceriffi che andavano incontro, ma non mica io. Vabbè, qua se ne occupano loro, non ce ne sentiamo la minchia, se ne andiamo via. Qui Rivera, sono al parcheggio della Vanilla, a quanto pare ci sono due persone svenute a terra senza motivo. Bella, ci sai perché. C4 ricevuto. Adam 3 lascia paletto. Ho trovato più pure i viaggi. Dici 4? Aspetta, no, non so se sia più i viaggi. No, mettere no, in stato di fermo. Siamo 83 player. Cioè, tutti ne dicono 83 player. Chi è il poliziotto che sta sfuggendo la corvetta? Sono io. C'è 83 player, ma sei quanta gente? Per prima salire in elicottero e prendere la macchina. No, no, vai, mi sono fatto dalla sceriferia fino a qua. No, sono sprofondato nel terreno. Ma c'è un elicottero in volo? Oh, l'ho sprofondato. Sì, sono io l'elicottero. Ah, ok. Non è tanto. No, ragazzi, per piacere. Che sennò non capisco cosa mi dicono. Santo, mi sono buggato. Oh, grazie, sei sceso. Ok. Siamo in un punto in cui... Completamente non vado. Fin dove cazzo siamo arrivati? Perché non parli? Sei mutato TS? Io stavo parlando, ero mutato. Porca tra. Sto dicendo dove cazzo siamo finiti. Boh, la prossima volta, cioè, se succede così, scendi subito. Così rispondi. Sì, ma poi dopo la macchina. Meglio che quello che guida si tenga la macchina. Che posso, se usciamo entrambi, la macchina va per cazzo vuole. Noi invece. Noi va a piedi. Prima scende il passeggero e poi dopo, se non cambia un cazzo, scende anche il guidatore. E gli ore sono andati mettendo in centrale la paletta bene. È sempre mutato. Se lo sono. Intanto li chiamo cavallini un attimo. No, Miller ha salvato. ABC no, cavallini. Come cazzo l'ho salvato, cavallini?
Non lo so. Tutto bene? Che dice lei? Che è un meccanico? Non ci sta nessuno. Sicuro? Ho chiamato. Ma lei non era meccanico volte. Una volta? Ero. Mannaggia, vede, se rimaneva meccanico potrebbe aggiustarsi la macchina. No, c'è la legge dei meccanici, non si poteva riparare la macchina nostra, quindi ero fregato lo stesso. Ah, aia, vabbè. Arrivederci. Arrivederci. Buona... Vabbè, buona fortuna. Grazie. Vado a chiamarlo io il meccanico, guardi. Ma vedete se c'è. No, mi dispiace per me. Arrivederci. Arrivederci. 10-4. Ma sei live? Sì. Adesso me lo dici. Perché? Vogliamo chiamarla così? No, non lo sapevo. Collins sarà uscito dall'ospedale? Sono briciole, non sono salve. Evidenze. Salve. Salve. Perché per l'appunto... Posso fare una domanda? Sì, mi dica. Tutte e due. Cavoli. Dica. Per caso avete saputo notizie? Io sono stato uno di quelli che ha richiesto per il... diciamo che l'hanno chiamato, però tanto ce l'ho qua in garage centrale. Ancora ma non deve andare a prelevare, vero? Risulta ancora, diciamo, ricercato. No, sì. No, come l'ho detto. Capisco. Non avete idea di dove può essere andato. Non abbiamo idea, lei lo conosce bene, signore? Sì, molto bene. Può sapere dove abita o dove è un suo, diciamo, un luogo in cui potrebbe andare? Qualcuno per caso ha controllato il porto? Sì, negativo. Dove abita, in realtà non lo so, se non sbaglio abitava in una delle case popolari. Poi un'altra cosa che so è che spesso va okay. A Vanilla Unicorn. Vanilla Unicorn? Sfuma sigarette, può fumare un sacco. Ok, ma lui abita anche in case popolari, quali delle case popolari che ci sono in giro per la città? Queste qua è Downtown. Dove? Downtown. Ok, e dove esattamente? Di fronte alla banca, di fronte al tribunale, nella zona del tribunale, diciamo. Zona tribunale? Ok, sono le case popolari. Sta per caso il numero civico? Uno. No, purtroppo no, perché non invita mai nessuno a casa, sempre stato di panica. Ok, va bene. Va bene, allora cercheremo di provare a casa sua, allora. Se in caso lo troviamo lì, magari si sa se lo vede o qualche suo amico lo vede, per favore avvisateci subito che potrebbe essere una persona molto pericolosa. Ha puntato un'arma a un medico. Sì, sì, tutti noi, purtroppo per scappare. Poi mi ha anche minacciato, però io lo so che non è pericoloso, signore. Voi dite che è pericoloso, ma non è pericoloso, è solo è agitato, ha bisogno di qualcuno che lo abbraccia, che dice... Tutto a posto, dai, non ti preoccupare. Ok, adesso allora vedremo. Vedete un po' cosa potete fare. Sì, vedremo cosa possiamo fare. A posto, buona giornata, buona serata. Buona giornata, arriva mille. Arriva mille. Il parcheggio del tequila e poi non mi ricordo più niente. Lui ha detto che si è investito in una, ma dentro il parcheggio che investimento è? Buonasera, state cercando? No, non so come. Prendo delle calzine? Sì, sì, no, ho preso già il kit. Ah, ok, di tutto, benissimo. Il primario? Certo, ci sta anche il direttore sanitario. Ma sono qui in città. Certo, adesso te li chiamo. Ah, grazie. Per lei. Grazie. Vabbè, ma ti sei fatto male? È una ferita alla testa, però ha detto che è un graffio, ha messo un cerottone, non l'ho sposto. Ah, mi piace che mi dimentico.
dimentico. L'altro giorno mi aveva scritto Serena, mi ha detto che possiamo andare... Sì, siamo qua per parlare proprio con... Sto facendo avanti e dietro da polizia all'ospedale da almeno 2 giorni. Che ognuno mi manda in polizia, la polizia mi manda qua. Stai scherzando? No. Ma dove sei, Donai? Vengo qua e chiedemi... Esci dai, che cazzo fai di te? Sergente, salve. Salve, impegnava? Sì, molto. Volevo chiedere se avete notizie del signor Furio. No, è ancora risolta, è cercata. Ah, ho capito. Vabbè, ma il reato commesso quale sarebbe? Non posso dire troppi dettagli, però diciamo ha commesso dei reati, per cui è ricercata. Ok, va bene, grazie. Posso vederci. Fermate che... compiere un'azione. Che cazzo è successo nella macchina? Perché si è rotta? È stato un incidente? Adam 5 ritorna in città. Mi muovo da Paleta adesso. Adam 5 sei da solo? Conferma di no. Ripete? 10-4. Guarda la live. Eh? No, niente. Sì, ho visto che sei in live. Sto osservando da lontano. Vado al posto. Un agente 007. Qui Adam 1, torniamo in centrale. Chi? 10-4. Ah. 10-4. Ah, ma paga si sgancia i soldi. Ho scritto la parola giusta. No, vabbè, la strada. Ciao Emily. Ciao Beh. Salve. Ciao. Oh, Richard. Beh, comunque cosa? Chiaramente riesco a vedere tutti soprano. Come si chiamano? Richard. No. Io qua dietro. Salve. Vado davanti. Boris. Ecco, Boris. Boris. C'è tornata Ziz. La Ziz l'avevo già vista, sì. Il famosissimo zio Boris. È Boris che è tanto bambino. Boris, sì, mi sono preso una bella vacanzia. Sì, sì. Ah, perfetto. Ora vende un'auto e parte di nuovo, come al solito. Bravo, bravo. Che vacanze gli sto facendo fare. Scusate, ma scappo. Buon lavoro. Arrivederci. Microfono attivato. Hanno investito? Sì, sono due medici ad Agenello e quello che fa le autopsie. Andate a vedere cosa succede. Ci avviciniamo anche noi, vediamo cosa succede e ci sono già delle pattuglie e proseguiamo la strada nostra.
Sono 20 pattuglie già. No, ce n'è una sola. Vice, dove la trovo? Sono in centrale. Mo arrivo. Fermi, fermi. Beh, io vado a vedere i punti di che è successo. Vabbè. Qua? Pensate voi? Sì, invece sì. Stavo pensando che chiamato un medico, siamo davanti all'ospedale, ma sì, stavo pensando una cosa, devo fare rifornimento di cibo e di acqua, c'è di cibo e di bevande, me ne occupo io allora di comprare con dei fondi che ho ancora, diciamo, arretrati di... Sì, al limite può offrire lei, non c'è problema, ma anche no, comunque so pagherò con qualche fondo rimasto, non so, da qualche stipendio non pagato, va bene, okay. A posto. A posto, va bene, a dopo. E quante ne prendo circa di cibo? 200 di cibo, 200 di acqua, vi manda? Sì, anche la metà va bene. Vabbè, più tipo ci bastano, meglio è. Vabbè, vabbè, vedo quanto costano, in base al costo vedo un po', ok? Ok. A posto. C'è Collis qua in centrale. Microfono attivato. Vabbè, andiamo, santo. Sono già dentro, possiamo anche andarci. No, è un NPC quello. Va bene, grazie. Sì, per fare un po' di RP l'ho fatto. Ma si è servito dietro. Ragazzi, sono solo io, ho problemi, può essere. È salito dietro? Come, puoi ripetere? Minchia, cazzo. Ho solo io problemi, può essere. Salve. Mi senti? Salve, no, ma tu, no, di là posso spostare quella macchina in mezzo alla strada o...? Che è un meccanico. D'accordo. Sì, dimmi. Vado al McKenzie a conseguire la patente di volo. Ok, vuoi pure? Sì, vuoi pure. Grazie. Ma... Hai il numero di John Reese? Eh? Probabile, aspetta. Vedi se ce l'hai. Me lo passi poi. Se no lo cerchi sul database per favore, che sto guidando io. Demi di fretta oggi. E stai laggando? 195, ci sei? Sì, ci sei? 195. Aspetta un attimo. Scendi. Scendi intanto dalla macchina. Ah, non ho soldi, esce, fammi benzina tu. Aspetta, devo risalire. No, no, parlo per arrivare, aspetta, parlo per arrivare. Se c'è un banco, ma aspetta. No, non c'è un banco, ma fai tu. Sì, facci. Comunque, intanto ti dico il numero, vai, segna. Aspetta un attimo, vai. 195. 195, trattino. 2792. 2792? Sì. Ok, John Reese. John Reese. E spero che si scriva così. Adam 2 in centrale, grazie. Che è Adam 2? Noi cosa siamo? Ci dirigiamo. Adam 3. Dovremmo essere Adam 3. Prende sega. Le sega è un po' brutto. John Reese, salve, lei è il titolare del tequila? Sì? Sì, certo, sono io, mi dica pure. Lei è il tequila? Sì, sì, sono qui. Ok, arrivo lì, ok, salve. Va bene, a fra poco, Wilson. Salve. Andiamo. Devo spendere un po' di soldini per il dipartimento adesso.
Ma come si chiama il tuo personaggio, Dani? Vice qualcosa, bice qualcosa. Bice. Bici. Bici? Bicicletta. Però con la E finale. Bice. Ma porco Giuda, oh, santo, sei tu che porti sfiga, eh. Scendi. Aia. Aia. Vedi, sei tu che porti sfiga. Io stavo vedendomi la luce. Non sei tu che minchia c'è un computer della Madonna. Oh, sto streamando, ti hai aperto, che cazzo. Streamare, è non streamare, chi ti caga. Straminchia. Vai sbici. Bici per gli amici. Gliel'ho detto io, questo. Vai è stato bici. Bici? No, bici gliel'ho detto io come soprannome, non è per gli amici, è per gli amici stretti. Vabbè. Parla meno, ma è fa così. Poi mi ha detto che ero suono. Buonasera. Salve, potrei parlarle, Riz, un attimo. Sì, sì, meglio. Grazie. Sto a posto, signore? Sì, c'aveva la schiena un po' impiccata. Sì, sì. Ma che cazzo c'è? C'è? Signor Riz, è lei? Sì, 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 sono okay, io. Ok, posso parlare per favore un attimo? Sì. Grazie. Più che stretta, più che amica stretta. Venga, andiamo di sotto, che è un po' più riservato. Abbiamo concentrato di Sofia. Ciao! Boris! Ti presento mia zia, vieni. Ecco. Ciao, Boris! Ma, Boris lo conosco? Sì, ma non lo conosci, Angerish. Come stai? Tutto bene, te? Tutto ok. Ah, posso sì. Risa? No, pure Wilson. Piacere mio, piacere mio. Andiamo, io mi sono perso il signore per la birra. Senta, volevo chiederle quanto viene una birra? Allora, in analcolica normali, ma il coglione viene 120 al pezzo. Però ovviamente con voi sono venuto a sapere che i precedenti gestori hanno fatto la convenzione $80 a birra praticamente. Okay. Se volete ve ne possiamo anche fornire in grandi quantità per il dipartimento. $80 per un centinaio, sono $8,000. Ok, un centinaio. Presente che comunque la pagate di meno rispetto anche al prezzo del un attimo, vediamo quanti siamo al dipartimento. Siamo siamo andiamo, faccio vedere un capitano. Po' allora, qua siete 2, 3 waves, 4 il capitano. Siamo 17, siamo. Io 17, sono 5 birre a testa, non basteranno mai. Sì. 200 birre. Vediamo un attimino al magazzino, perché non vorrei dirvi sì, ma dopo... Sì, volendo posso darvi anche 200 birre. Analcoliche, eh? Sì, certo, siamo già pronte. Adesso parlo con... Movimenti bruschi qua dentro, ho dato un attimo mio vice capitano. Sì, certo. Vabbè, comunque se volete, mi pare tutti dall'alto comando avete il mio numero personale. In un qualsiasi momento mi potete contattare, ok? Ma non è che se vai in palestra non mi puoi rispondere, solo perché sei pompato, non è che non mi devi rispondere. Ma solo perché mi è palestrato, non è che si può permettere di non rispondermi, Adesso non solo la lingua. Chi che lavora qua dentro? Raffaele, tu lavori qua dentro? Ah no, tu sei un titolare del... di questo fallito, cioè... No, un attimo, il vice capitano mi sa che ha messo il numero sbagliato sul cellulare. Ma che c'è un nuovo vice capitano? Sì. Chi sarebbe? Se Noah Miller. È ovvio. No, mai visto. Carina è tua moglie. Provo a chiamarla. Sì, certo. Era 80? 80. C'era una convenzione 80. Ah, c'era una convenzione 80. Convenzione. Scusate un attimo, ragazzi. John
birra analcolica, prezzo. A Leone? Al banco. Mi risponde mai sto qua, mamma mia. Quanto? 120. 120. La cassa 10 viene 1000 dollari. Elegante adesso, molto bene. E con chi? Non risponde, comunque domani a casa passerai comunque. Allora, dunque, le dico domani io ci sono verso tutti le... Tutti acronimi, ecco. 6:30, 7:15. Ah, già. E la sera c'è? Fare... Sì, certo. Sì, vabbè, sì, la sì, sera sì, è importante che ci sia. Perché se vuoi più comodo posso passare... Lei lascia comunque l'avviso a qualche sua collega. No, ma perché essere presente. Mutati. Penso di essere presente mentre... Mentre le porta. Ok, perfetto. Sì, 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 va benissimo, certo. Non c'è nessun problema. Perfetto. Ok. Allora, sì, passo domani sera verso le 8, così, 8:30 a prenderle. Sì, più, le dico, più comodo le 8:30 per me, ok? Va bene, perfetto, allora. Ok. Arrivederci. Prego, faccio strada. Grazie. Una ciambella in caffè. Ecco qua. Intanto mi dici che caffè, per la mole di lavoro che ha sicuramente ha bisogno di zuccheri. Esatto. Arrivederci, sergente. Bravo. Ciao Anthony. Soprano. Ciao Anthony, senti, chi è il titolare del Burger Shop? Tommy. Senti, avevo bisogno di fare un rifornimento di cibo. Ah, rifornimento di cibo. Va bene. Un grande rifornimento di cibo. Sento, va bene. E quanto sarebbe un panino, costo di un panino? Te ne porto 100, a dopo. Ma quanti? Ma quanti non ti soldi? Preoccupare, non ti preoccupare. E a me stanno via adesso, quindi se li porti, portali adesso. Sì, te li sto portando adesso. Anzi, sei là? Sì, sono qua. Fermati. Ok, ti fermo. Per il dipartimento servono. Ma ce li hai dietro con te? No, ma tu stai scherzando? Sì, sì, perché c'avevo le scatole che stavo consegnando qui e sto facendo la divisione. Ah, ottimo. 100 panini per adesso basterà, ragazzi, comunque. Ma sì, un passerò. Sì. Ti devo qualcosa? Ciao. No, ciao ciao. Grazie mille, Anthony. Ottimo. Andiamo in centrale. Andiamo in centrale adesso. Capitano, può venire un attimo in centrale, che c'è un giornalista che vorrebbe parlarle. Sì, arrivo. Che cazzo? Quello è un soprano, molto probabilmente. Vaffanculo. Che c'è? Cavallini, sono finiti i fucili a pompa. È da un po'. Da un po' che sono finiti. Andiamo un attimo qua che poso un attimo la carabina. Sì. Wilson. Oi, detective. Detective. Vedi, vedi. Mi ha segnato una cosa, che facendo il medio alla sbarra garage centrale si apre subito. Non sto scherzando. Basta cazzeggiare, muoviti. Sto cercando Orange Brandy Roots. È qui? Mi sento a disagio. Ci faccia pensare. Sentite, un attimo. Ok. Wilson, sono finiti i fucili a pompa. Io non sono mica lo sceriffo che ha accesso all'armadietta con le armi infinite. Ma sergente? Sì. No, l'altro, detective? Detective, non sergente.
sta da vecchio. Detective anche tu? Detective. Ah, che bello, no, finalmente abbiamo detective. Pur... Finalmente abbiamo detective. La l'altra è di vero, l'altra. Lo stile. Ah, ma lei è Rivera, pensavo... Rivera, com'è sì, avere la tag sulla radio? Che cazzo tutti volete? Cadetti? Sì. Adesso Rivera, ho messo la tag nuova. Rivera, Rivera, ma quella cosa lì che le ho detto, soprano, detto la soprana, dica. Può venire un attimo, per favore, che devo parlare a tutti e quattro i cadetti, per favore. Sì, sì. Ok. Ragazzi, domani pomeriggio ci siete? Stupidi. Sì. Sì. No. Domani pomeriggio. Prendi Ruz, dove giovedì ti trovi? No, no. Pomeriggio non perché? Ci sei? No, no. C4. Niente allora. Mia bagnotta quotidiana. Rivera? Due minuti. Hai visto la tag sulla radio? Non lo so, non lo so. Sì, se ci sono. Sì, ho visto la radio. Ora puoi andare alla radio detective. Scusate, domani pomeriggio se riusciamo a esserci tutti e quattro, non sarà così vicino a me che ti tiro uno schiaffo. Se siamo tutti e quattro ogni pomeriggio facciamo il corso. Allora, adesso? No, ora no, perché c'è in pericolo la vita del vice capitano che mi ha detto che lo stanno cercando delle persone. E quindi non è in pericolo. Domani, no, domani vedremo. Domani vedremo, magari forse è bene. Non è che domani lo cercano. Backup immediato. Che ha detto che era con me. Io. Comunque avete capito. Farò un annuncio quando facciamo il corso. Dov'è il vice? Dov'è il vice? Sta parlando con il coso. Dov'è sopra? È proprio brutta quella. Boh, non lo so. Andiamo a fare un po' di multe. Comunque, lei chi è? Chi è lei? Vieni. Perché? Voi due date in battuta insieme. No, ma no, io sono il vice capitano. Mi associo. Mi dissocio. Allora, parla pure. Mi dilego nel dimenticatoio. Ottimo, arrivederci. Sa cosa le dico? Cosa? Penso fa la capriola. Come si fa? Oh? Sparisci, eh? Easy. No, ma poi viene spastico. Ma comunque io metto 100 panini nella cassa. Se spariscono domani non ritorno per la cassa. Io ne ho 80 nelle mie tasche. Aspetti, sergente, quali panini? Quelli del burger shot o...? Quelli del burger. Ah, ok. E da bere? Da bere arriva domani. Come arriva domani? Sì. Moriamo di sete. Oh, io ho 40 limonate e 80 panini. E me le tengo in tasca. Chi te la date? Allora è la del burger shot che me ne devo dare sto cazzo. Comunque vai fuori città, sì, da città. Ma che cazzo stanno a Miller, ma... Risponde o no? No, fermo. No. Microfono attivato.
Con chi sei in pattuglia? Come? Mi vabbè ragazzi, io chiudo qua la live. Vi ringraziando per la visione, ci vediamo domani con una nuova live. E Miller è il vice capitano. Comunque, vi ringrazio tutti, ci vediamo domani. Ciao 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 ciao